Nicolascioni, siamo alla seconda giornata del 12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano e incontriamo Matteo Mainardi che sta girando a raccogliere firme per una mozione particolare. Adesso comincia questa specie di Via Crucis, potremmo chiamarla, delle firme per le varie mozioni, è anche una cosa faticosa. Matteo, di che cosa parla questa mozione? Allora, io sto proponendo una mozione particolare per andare ad abbassare quella quota di 200 euro per iscriversi a Radicali Italiani e dimezzarla, quindi arrivare a 100 euro. E questo perché? Perché guardando il punto della tesoreria che ci ha dato il tesoriere Michele De Lucia, vediamo che abbiamo 0 iscritti sotto i 18 anni, 9 iscritti dai 18 ai 25 anni e in totale siamo meno di 1000. A questo punto cosa ci costa fare proprio quest'anno un esperimento di questo genere? Cioè provare per una volta ad abbassare quei 200 euro di iscrizione, arrivare a 100 euro e sicuramente perderemo delle risorse, ma su 1000 persone non ne perderemo poi neanche così tante e potrebbe anzi essere un investimento per attrarre nuove energie che comunque ci sono, perché le nostre associazioni territoriali e tematiche sono piene di iscritti, che però non possono permettersi 200 euro di tessera e magari con 100 euro si potrebbe riscrivere. Prima di scrivere questa mozione, perché ero molto scettico, io fino all'anno scorso ero tra quelli che l'avrebbero abbassata solo per certe fasce, eccetera. Parlando con alcuni iscritti delle associazioni che sono qua e hanno il cartellino da osservatore, mi hanno detto, se fosse l'iscrizione a 100 euro sarebbe tutta un'altra cosa. Noi per anni ci siamo raccontati questa cosa del per fare la tessera ci vuole un caffè al giorno, basta un caffè al giorno, però la realtà italiana è ormai una realtà di persone che non si possono... Una realtà di persone che il caffè se lo prendono a casa molto spesso. Il caffè se lo prendono a casa e spendono 10 centesimi al giorno per farsi il caffè, non un euro. Sono usciti da poco i dati dell'Istat di settembre della disoccupazione, cioè tra i giovani c'è una disoccupazione del 40,4%, nel complesso c'è una disoccupazione del 12,5%, poi se andiamo a vedere le retribuzioni ci viene ancora di più da piangere e noi ci vogliamo chiudere nei 200 euro di iscrizione per rischiare di diventare poi un movimento elitario. Forse è ora di provare a cambiare e naturalmente magari il prossimo anno possiamo rimettere la tessera a 200 euro perché questo esperimento si rivelerà un fallimento, ma magari anche a 300, però almeno proviamoci, non ci blocchiamo subito e non facciamo i conservatori della tessera a prezzo alto. Allora io in modo molto politicamente scorretto dico che Matteo Mainardi per questa mozione particolare si è andato a vedere, come ci ho detto adesso, i dati Istat, ad ascoltare i militanti, a rendersi conto che le associazioni territoriali che hanno quota molto molto più bassa di 100 euro anche, si iscrivono per una mozione particolare. Matteo Mainardi è fantastico, io lo dico sempre, e mi sentirei di spingere questa mozione particolare. Grazie mille. Spero, anzi, se vedrete questo video già su internet nelle prossime ore, nei prossimi minuti, di cercarmi per venire a firmare questa mozione, perché io questa cosa l'ho proposta nella direzione del congresso dell'anno scorso. Non sono neanche riuscito a parlare perché hanno iniziato a urlarmi contro diverse persone, soprattutto i più legati alla tradizione radicale, che deve essere per forza quella, come se i radicali poi non fossero capaci di sconvolgere e reinventarsi continuamente. Adesso siamo in un congresso, ci sono molti più iscritti, molti più militanti. Spero che almeno loro possano valutare poi seriamente, magari darmi motivazioni un po' più serie del se è sempre fatto così, il valore della tessera che deve essere sudata, eccetera. Molte volte anche senza fare la tessera si può fare i radicali, quindi ci stiamo solo perdendo delle persone che non hanno la possibilità di partecipare, anche se poi nel locale fanno i radicali tutti i giorni. Matteo, rapidamente, quante firme più o meno ti mancano e che termine c'è per la presentazione delle firme? Allora, la presentazione della mozione sarà, e quindi delle firme, sarà l'ultimo giorno, quindi domenica entro mezzogiorno e mezzo, se non sbaglio. Il numero delle firme ancora di preciso non lo sappiamo perché verranno calcolate sulla base degli iscritti.
iscritti presenti al congresso alle ore 8 del sabato sera. Sì, quindi al momento siamo sulle 25 firme da raccogliere, però naturalmente saranno sicuramente di più perché arriveranno altre persone, ce le aspettiamo, viste anche gli inviti fatti durante le prossime ore. Perfetto, allora sottoscrivete questa mozione e poi votatela. Grazie Matteo Mainardi. Grazie.